Sì, era dire qualcosa, insomma. Ciao ragazzi e bentornati in una nuova chiacchierata. Siamo qui in compagnia di Andrea Boscherini, naturalista e divulgatore scientifico. In questo momento siamo al Museo di Ecologia di Cesena. Veniteci, tra l'altro, se siete nei paraggi, anche se non ci siete, veniteci apposta. Dunque, ho fatto questa chiacchierata da un po' che la volevamo fare, perché comunque Andrea si è occupato di cose veramente interessanti. Al di là, appunto, che lo trovate su Geo, ospite durante, insomma, l'anno, quindi però quello semmai se ne parla dopo. Dunque, Andrea ha studiato scienze naturali, e che cosa ti sei occupato per la tesi? Sì, diciamo che ho avuto la grande fortuna di iniziare a fare tirocinio al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, quando come responsabile c'era il dottor Andrea Gennai, che adesso lavora al Parco d'Abruzzo ed è, diciamo, uno dei pezzi grossi, possiamo così dire così, dei parchi nazionali italiani. E lui mi prese, diciamo, sotto la sua ala e iniziò a farmi fare un tirocinio triennale basato sulle catture e monitoraggio di lupo. Una cosa incredibile, perché da ragazzino praticamente... È un caso, dall'altro. Sì, c'è un lupo, non l'abbiamo fatto apposta. No, assolutamente no. E è stato una cosa incredibile, perché mi ricordo ancora la prima chiacchierata che facevo in un bar lì in un paesino, Bagno di Romagna, che è dentro il Parco Nazionale, e mi chiese se andrebbe di venire a fare tirocinio catturando lupi, ma insomma sai che quasi credo, quasi controllo l'agenda, tutto vuoto. Sì, dovrebbe esserci questo. E quindi iniziai, praticamente ancora non mi ero laureato neanche nella triennale, a fare tirocinio. Tra l'altro fu bellissimo, perché mi misero a dormire a Camaldoli, che per chi è dell'Appennino toscano lo conosce piuttosto bene, che è praticamente questa zona dove vivono tutt'oggi i frati camaldolesi, e io dormivo vicino all'eremo di notte in questa casa, praticamente, che per anni non era stata più utilizzata da nessuno se non dai forestali. Ed era bello, perché nelle sere di autunno, come insomma queste giornate così nebbiose, vedevo di notte passare fuori dalla mia camera i frati in mezzo alla nebbia mentre pregavano in una foresta comunque che aveva il suo fascino pieno di abeti bianchi secolari. Quindi è stata un'esperienza umana anche forte, perché non è... E avevo un topolino come compagno di letto, è stato molto divertente. E quindi ho iniziato praticamente sin da subito, dopo poche settimane, già a seguire poi il team di cattura dei lupi. C'era un veterinario, ovviamente, i carabinieri forestali, che allora erano ancora forestali, non carabinieri, e iniziamo a guardare i vari siti possibili dove poter catturare i lupi, perché l'obiettivo non era catturare un lupo qualsiasi, ma catturare i lupi che vivevano sul confine, perché erano quei lupi che interagivano con l'uomo. E l'obiettivo del progetto, che si chiamava progetto Life Wolfnet, che come tutti i progetti europei durano mediamente 5 anni, come tutti i Life, e l'obiettivo era catturare proprio i branchi di lupo che potessero avvicinarsi, ad esempio, alle pecore. Quindi noi abbiamo girellato per il crinale del Parco Nazionale, e per lo più nel lato toscano, perché il protocollo imponeva che entro 40 minuti bisognasse intervenire per evitare che l'animale si stressasse. E quindi vicino a Camaldoli, dove dormivo io, abbiamo ricercato un pochino i branchi possibili, e quindi diciamo che è iniziata nel migliore dei modi, perché poi abbiamo subito trovato con le fototrappole, no, i siti idonei frequentati dai lupi. Abbiamo utilizzato un metodo per attirarli che non vi posso dire, perché altrimenti andate a fare i bracconieri in giro. No, a parte gli scherzi, in realtà è scaricabile il progetto Life, quindi si trova. No, scherzo, no, lo posso dire. Abbiamo utilizzato escrementi di altri lupi per attirarli, perché se si fosse utilizzata la carne sarebbero arrivate faine, volpi, cinghiali, che sono anche cannibili, cinghiali, impressionanti, quindi non potevamo utilizzare esche alimentari. E quindi abbiamo iniziato a disseminare in giro per il parco escrementi di altri branchi di lupo. Ecco, quello che non vi dico è come si costruisce la trappola, questo sì, perché loro dopo no, lì sì che sì, andiamo con il bracconaggio spinto. E poi la cosa bellissima era che bisognava aspettare la notte che il lupo arrivasse. Ma come funzionava? Io andavo a dormire e mi vedevo suonare il cellulare. Ho scritto: attenzione, lupo catturato nel sito di cattura numero 1.
voi giustamente potete pensare come fai a sapere il punto preciso, anzi come facevi a ricevere la chiamata, perché nella trappola c'era attaccato praticamente una calamita che dal momento in cui saltava faceva partire una chiamata praticamente al nostro cellulare, perché si chiamava commutatore telefonico, se non ricordo male, che era un cellulare smontato che veniva tenuto lì, e quindi ogni volta che la trappola saltava arrivava la chiamata. Ma la cosa divertente è stata che, come puoi ben immaginarti, secondo te in un mese quante notti potrò aver dormito? Ma più che altro ci andavano solo lupi o anche altro? Bravo, ecco. hai già capito, perché noi pensavamo che uno immagina che catturare i lupi sia una cosa che è piuttosto semplice i giorni d'oggi. Allora, mentre con le linci basta mettere una gabbiotta con un pollo dentro, la lince ci entra, così mi hanno detto i colleghi che lavorano nelle Alpi, per il lupo è un pochino diverso, nel senso che il lupo è super diffidente. Ma la cosa incredibile è che abbiamo scoperto che i cinghiali, no, quelle bestiacce, sono attratte anche loro dall'odore degli escrementi di lupo. Quindi io mi ricordo ancora nel febbraio del 2011, 28 notti le ho passate sveglio a liberare cinghiali che erano entrati nei siti di cattura. Per fortuna poi, poco dopo, il 25 invece di aprile, quindi 2 mesi dopo, abbiamo catturato il primo lupo, però vi assicuro che il primo mese è stato un inferno. Cioè, la passione del tirocinante che ti fa, cioè, è come avere bevuto chili e chili, litri e litri di caffeina, quindi anche se non dormivi la notte era lo stesso. Però vi assicuro che stare sveglio, non dormire per 28 giorni in un mese e tutte le volte andare sul sito e vedere i cinghiali, addormentarli, liberarmi, è stata tosta. Però diciamo che non potevo chiedere di meglio come inizio, questo è poco ma sicuro. Ci credo, insomma. Tra l'altro il discorso ovviamente della gestione, del monitoraggio, specialmente dei grandi carnivori, ma in generale della fauna selvatica, a parte una cosa molto attuale, però te diciamo ci hai anche spinto, mi dicevi, quando hai scelto poi la magistrale, hai fatto proprio qualcosa inerente al monitoraggio, alla gestione della fauna, no? Sì, la magistrale si chiama Scienze e Gestione della Natura, sempre a Bologna. E lì tra l'altro è stato anche molto bello, perché a quel punto diciamo che c'è stata una cosa piuttosto particolare, ovvero siccome in un parco nazionale si può lavorare solo praticamente negli ultimi anni con il concorso, io non potevo più lavorare con il vecchio Cococò, che non è una gallina ma i vecchi contratti, e quindi per farmi continuare a collaborare con il parco praticamente mi fecero un contratto di collaborazione stranissimo, nel senso che l'università mi dava l'assicurazione e il parco mi pagava poi quello che era un rimborso spesa, perché tanto sappiamo tutti che l'inizio della carriera di un ricercatore non si vive nell'oro, ma poco importa, basta fare esperienza quando si è giovani, giovanissimi. E quindi praticamente iniziai allora a fare questa la tesi sulla gestione, ed era bello perché io lavorando già poi collaborando con il parco potevo già vedere effettivamente cosa serviva effettivamente o no all'università, no? Perché a volte capita che si fanno troppe cose teoriche, altre volte invece uno non comprende l'utilità di certi esami. Ma poi scopri che sono importantissime. Ad esempio, una cosa che io ho sempre, un po' tutti secondo me, naturalisti, biologi, no? Quando si parla di magari economia, no? L'esamino di economia magari fa sempre un po', e invece bisogna considerare che tutti i progetti ad esempio partono con dire bene quanti soldi abbiamo, dove li dobbiamo investire, ogni singola azione quanto costa, quindi bisogna avere delle basi di economia, perché altrimenti non si riescono a fare i progetti naturalistici, e questa è una cosa che ho imparato grazie al parco, e altrimenti sai, facendo solo l'università avrei potuto dire ma cosa mi servirà mai a me l'economia, invece serve, fidatevi, quindi se anche voi dovrete fare biologia e scienze naturali ci sarà quell'esame, vi assicuro che è molto importante. Nella magistrale immagino. Nella magistrale, sì, no, nella triennale non c'è. E quindi dopo ho continuato ovviamente con il progetto, perché essendo un progetto life la durata è 5 anni, infatti io mi sono laureato in realtà un anno e mezzo dopo, ma nel senso lo rifarei mille volte, perché ai tempi d'oggi soprattutto che non è facile trovare lavoro nel nostro settore, è meglio farsi esperienza sul campo per anche un anno e mezzo in più e poi la laurea prenderla dopo. Io almeno questo è un consiglio che do, darla, prenderla prima possibile, però io non riuscivo a dare tutti gli esami e lavorare contemporaneamente, quindi ho preferito
lavorare e studiare insieme, però ovviamente già che non dormivo la notte non potevo. Quindi ecco, l'esperienza sul campo già per il tirocinio secondo me è utilissima. E quindi niente, dopo è continuato il progetto, le catture sono durate 3 anni e in un totale abbiamo catturato insieme anche agli altri partner che sono Parco Nazionale, era il Parco Nazionale della Maiella giù in Abruzzo, e il Pollino che è appunto giù in Calabria e Basilicata, anche se il Pollino in realtà non catturava i lupi ma solo li monitorava. Abbiamo catturato in tutto, adesso il numero precisissimo non ricordo, ma erano sulla 15ina di lupi. E 3 anni bellissimi, tra l'altro con altri tirocinanti che a quel punto io seguivo, quindi ero salito di grado, ero diventato collaboratore salito di grado, ed è stato bellissimo. E comunque sono esperienze meravigliose che non mi dimenticherò mai. Finito quindi quello, ho detto bene, cioè il lupo lo adoro, è stato meraviglioso, però voglio cambiare, voglio spaziare, perché alla fine è bellissimo specializzarsi, però per me la natura è troppo bella per dare attenzione solo a un animale, per quanto sia quello probabilmente il primo animale selvatico che conosciamo quando siamo bambini, dopo il cane, il gatto, che sono domestici, il primo selvatico forse no è il lupo, anche per le storielle. E durante la magistrale invece cosa ho deciso di fare? Siccome la tesi triennale era stata sul lupo, ho detto ma qual è l'altro settore che mi piace molto, legato soprattutto alla divulgazione, perché poi appunto già allora avevo cominciato, cioè mi erano venute i primi pensieri di dire ma la ricerca mi sta un po' stretta, perché parlare solo fra scienziati è bello, ma forse bisogna parlare anche con chi non è del settore, no? Quindi già lì mi erano venuti le prime idee di... Posso aprire? Abbastanza, più che bene, direi, più che bene. E... Cioè che io non parlo neanche agli scienziati, però insomma... Però parli con tutti però, Italia, vabbè, comunque... E quindi incominciai l'attenzione a praticamente spostarla sugli anfibi rettili. Ma perché? Perché gli anfibi rettili sono, insieme al lupo, gli animali su cui forse si ha più timore, ma non timore di paura che muoio, che poi neanche col lupo si muore, ovviamente. Ma sai, la vipera, oh mio Dio la vipera, il serpente, oddio che schifo, la rana, chissà cosa serve. E quindi ho cominciato a interessarmi molto su anfibi rettili. Tra l'altro ho conosciuto dei carissimi amici, uno fiorentino e uno marchigiano, Bernardo Boro e Luca Coppari, due carissimi amici erpetologi, che mi hanno trasmesso in pieno la passione. Bernardo è fissato con gli ululoni. Madonna, lui è gli ululoni, lui l'ho conosciuto che aveva come immagine di profilo un ululone al posto della sua testa, praticamente, no? Quindi lo conosci, allora non c'è bisogno che ti spiego altro. E loro mi trasmisero proprio la passione totale per questi animali, anche perché una cosa bellissima che dissero e che tuttora io rivedo, cioè la vendo ancora, è che mentre i mammiferi, sì, magari sono i primi di cui ci si affascina, no? Sono belli, però non li puoi toccare, o meglio, li puoi toccare solo se sono addormentati oppure se li tocchi gli fai venire un infarto, perché vi assicuro che i caprioli, una volta che sono catturati, a volte anche maneggiarlo, tantissime volte i caprioli soffrono di infarto per la paura, no? E invece gli anfibi rettili li puoi toccare fisicamente, proprio per far vedere agli altri che non sono animali così schifosi come si pensa, no? Perché è vero che l'animale va disturbato il meno possibile, però io sono dell'idea che se una cosa la vivi di persona non te la dimentichi più. Come io la prima volta, non mi dimenticherò mai quando mi hanno dato una natrice dal collare, una volgarmente biscia d'acqua in mano, e io mi sono reso conto che non era viscida, non mordeva, anzi era bella, rigida, e insomma era un animale spettacolare. Io ho detto caspita, e lì tutto, io non avevo paura, però sai, comunque prendere un serpente in mano poteva essere da ragazzino sempre un pochino. Ecco, invece funziona tantissimo. E quindi con gli anfibi si può fare divulgazione sul posto, anche perché sei in uno stagno, l'anfibio c'è, o un serpente magari è più difficile, però se riesci a vederlo in un posto comunque sai qual è il suo habitat, dove magari la sua tana, e quindi ho detto caspita, perché non concentrarsi su di loro? E quindi ho iniziato praticamente a fare questo monitoraggio erpetologico di tutti gli anfibi rettili del Parco Nazionale, e l'ho fatto per 3 anni alle foreste casentinesi e 2 anni al Parco Regionale di San Rossore, o meglio all'interno della tenuta di San Rossore, che si trova nel parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, appunto in provincia di Pisa. E quindi 5 anni di monitoraggio su anfibi rettili che mi hanno portato poi a fare questa tesi, che, di cui si discuteva anche di gestione e conservazione, perché ovviamente poi
come ben sai, ben racconti, anche gli anfibi sono poi i primi che subiscono gli effetti, no, localmente, sono i primi che spariscono per via della loro pelle, della loro delicatezza, quindi sono ottimi indicatori ambientali. E quindi ecco, mi sono buttato su quello e ho iniziato a fare diversi progetti poi di ripristino abbeveratoi, fontanili, o abbiamo provato ad esempio a togliere in alcuni stagni i gamberi killer, e per vedere la differenza di insomma, in uno stagno senza gambero killer e uno con gambero killer, quanti girini o larve di tritone si potevano sviluppare, e abbiamo visto che è una cosa incredibile. Lì dove ci sono i gamberi killer, ci sono in uno stagnetto di 10 metri ci sono 40 girini, in uno stagno senza gamberi killer ce ne sono 400, e questo è il decuplo. Noi abbiamo trovato questa stima del 10 volte di più o meno in tutti gli ambienti che abbiamo analizzato a San Rossore, quantomeno per far capire quanto questo animale impatta. E quindi niente, quindi quella è stata, diciamo che la mia carriera pre-divulgatore, quella da ricercatore, si è basata su questi progetti qua. No, è interessante, per esempio a me piace molto il discorso dei fontanili, no? Che comunque i vecchi abbeveratoi comunque si usavano per il bestiame, che magari oggi non si utilizzano più perché ovviamente non è che ci portano, oddio, in qualche caso sì, però non sempre, sono, a volte sono abbandonati perché non ci portano più il bestiame ad abbeverarsi. È interessante perché quelli, pensate, sono degli hotspot di biodiversità pazzeschi, che se te riesci a tenerli puliti, tra virgolette, puliti vuol dire basta che togli le specie invasive, già la cosa migliore, sì, non buttarci la mucchina dentro, esatto. Anche perché la mucchina serve per pulire, ma in quel caso pulisce troppo. Sono interessantissimi perché tutta quella fauna tipica degli stagni si sviluppa poi alla fine, insomma, spontaneamente, tra virgolette, se non ci sono queste specie qua, che sono per esempio anfibi, non solo rane o tritoni, anche salamandre, eccetera. Poi ci sono per esempio larve di, o immaturi, a seconda degli insetti, di un sacco di insetti, appunto, come per esempio ci sono le ninfe di libellula, ci sono le... ci sono i ditiscidi, sì, questi oleotteri acquatici, ci sono le notonette, ci sono delle scimici acquatiche. La cosa interessante è che comunque sia, se uno dice ci metto un qualcosina per tenere sotto controllo le zanzare, come per esempio le gambuse, sono dei pesciolini, no? Che sono una specie invasiva e che effettivamente fanno danno, se uno riesce a ripristinare un po' l'ambiente, a tenerci non le gambuse ma le larve di anfibio, sì, gli insetti predatori, ci pensano loro a tenere sotto controllo le zanzare, cioè non ci serve metterci altro, nel senso. E questo, appunto, secondo me, chi fa divulgazione inerente i temi naturalistici, siano zoologia, siano altro, ma anche botanica in realtà. Sì, perché, assolutamente. Io, insomma, non è il mio campo, però, insomma, non c'è nessuno che parla per bene di cioè che parla dedicato proprio alla botanica su YouTube. Vi do, se siete qualche botanico all'ascolto, vi do anche, insomma, l'incoraggiamento. Perché comunque le specie invasive ce ne sono anche tra le piante. Tantissime. Assolutamente, sì, in Italia ce ne sono tantissime. Le piante poi non sono vegetali. Nel senso che non è che vegetale è un termine utilizziamo per dire qualcosa che non fa niente, è l'inerme. In realtà le piante hanno un potere di plasmare lo spazio intorno a loro e anche di modificare il comportamento per esempio degli animali in loro favore, pazzesco. Quindi in questo senso, secondo me, chi fa divulgazione, insomma, è bene anche che ne parli ogni tanto. Sì. Restando nell'ambito divulgazione, te, come avevo un pochino lanciato lì all'inizio della chiacchierata, sei anche su Geo, no? E come ci sei arrivato, sì, a Geo? Ti racconto un po' l'esperienza di Geo, insomma. Questo è stato ovviamente un sogno realizzato, perché già da bambino, se mi avessero detto catturerai un lupo un giorno, io ero già arrivato, cioè per me era già al massimo. Mentre proprio catturavamo i lupi dentro il parco nazionale delle foreste casentinesi, arriva praticamente una regista di Geo, perché Geo ovviamente fa la diretta in televisiva, in trasmissione, e poi ha i registi che girano l'Italia con le varie troupe per fare i documentari, quelli che vanno in onda solitamente prima della diretta o magari negli spazi intermedi. E venne questa regista, Emanuela La Torre, bravissima, e che voleva registrare il brevetto dei cervi, che tra l'altro proprio in questi giorni qui, il periodo giusto è questo, metà settembre, metà ottobre, è il periodo ideale per ascoltare i cervi.
e mi misura a me praticamente come suo, diciamo, aiutante per portarla un pochino in giro, anche perché giustamente chi lavora in un parco nazionale ha tantissima anche burocrazia, più di quanto ve ne immaginate, e quindi io avevo la fortuna di essere ancora appunto un collaboratore quindi non avevo da fare scartoffie, o meglio poche, e quindi mi misero con lei. Facciamo questo i primi 2 giorni, perché poi le stette 2 giorni e ci conoscemmo, due chiacchiere l'altra, fece il documentario e torno via. Gli piacque talmente tanto il parco che volle tornare una seconda volta, e lì però mi chiese di riprendere ad esempio gli anfibi rettili. E siccome però ovviamente questi animaletti non vivono, cioè, nei posti più semplici, non è che come un cervo vai in un campo la mattina, ti aspetti di vederlo, lo trovi. Se devi andare a trovare una salamandra, devi sperare che ci sia magari una pioggerella o abbia piovuto il giorno prima, nel sito dove sai che ce ne sono molte, perché poi sono anche un po' bastardelle le salamandre, che escono tutte insieme o a volte non escono, no? Quindi nel periodo giusto. Quindi bisognava andare a colpo sicuro per non rischiare poi di deludere, fra virgolette, le aspettative di questa regista. Allora io, quando ho saputo che lei doveva parlare di questi animali, ovviamente con il consenso del parco, siamo andati in giro poche ore prima delle riprese a prendere tutti i vari anfibi dal parco, portarli nel posto più vicino possibile alla troupe, perché ovviamente immaginatevi che non si può portare una telecamera e un cavalletto che pesa chili e chili per chilometri in mezzo alla foresta, è impossibile. Quindi portavamo gli animali, facevamo le riprese, poi ovviamente gli animali venivano riportati lì dove erano stati momentaneamente presi. E questo per tantissime cose. E quindi diciamo che lei prese bene il fatto che io mi ero impegnato così tanto, e la terza volta che tornò fece un documentario proprio su di me. Un documentario che era legato alla figura mia come ricercatore all'interno del Parco Nazionale. Tra l'altro era anche una cosa molto sentimentale, emotiva, perché mi faceva ricordare quando ero bambino, i miei primi pensieri, i racconti della nonna che rincorreva i serpenti per darmeli in mano, no? Un po' è stato un mix, perché poi alla fine i documentari, quelli di Gheo, oltre a parlare di scienza, parlano anche di cultura, di storia, quindi il bello è anche quello. E quindi mi fecero questo documentario di 20 minuti, ovviamente concentrati un po' della mia vita e di quello che facevo in quel momento al parco, e fu una bellissima esperienza che mi ricordo, anche questa indimenticabile. E questa è una, per ridere, la scena che tutti si ricordano e che la regista ha volutamente ha detto: questa la facciamo, perché fidati che tutti si ricordano di questa scena. Quale può essere stata secondo te? Prova a immaginare, vediamo. Non so, te che caschi, non da qualche parte. No, in versione positiva, non che casco, ma non so, te col sole alle spalle, guarda l'orizzonte. Farla più Indiana Jones, una liana. Praticamente c'era le fototrappole che erano sull'albero, e normalmente per andare a scaricare la fototrappola si prendeva la scala, perché comunque per norme di sicurezza. Certo. E lei mi ha detto: dai, valla a prendere sull'albero. E ovviamente io sono cresciuto in campagna, e come chiunque ragazzino è cresciuto in campagna sa benissimo che il primo gioco che fai è salire sugli alberi, no? E sono il primo o il secondo, vabbè. E quindi praticamente io ho preso il ramo e poi mi sono con le gambe slanciato su, ma una cosa che chiunque è abituato bambino a fare lo sa fare. Però ecco, immagina magari chi non è abituato, una scena incredibile. Kanban, che poi ripeto, un gesto che fanno tutti tranquillamente, è stato bellissimo, perché tutti quelli che hanno visto questo documentario hanno detto: ah, ma te sei quello che sale sull'albero. Ma tu vedi che sapeva esattamente quello che serviva per lasciare impresso quella storia, no? Anche per quello. Perché va bene le storielle romantiche degli animali, ma bisogna lasciare qualcosa. Se diceva, quando aveva detto hanno fatto un documentario su di me, immaginavo tipo ripresa dal cespuglio, ecco l'Andrea Boscherini che si avvicina per lasciare il cibo lì, esatto, grufolando nel terreno. Però ora te sei anche in studio, però adesso sì. Poi il passo successivo è stato che in realtà loro mi avevano già chiesto, dopo il terzo documentario mi dissero: dai, ma perché non vuoi fare il salto di la serie, non ci fa vedere sempre noi qua, esatto, vedete in diretta, anche perché anche una cosa che molti non sanno: Gheo è in diretta, molti pensano che siano registrate, ma in realtà è diretta, a parte quelle della domenica ovviamente. E praticamente io però non me la sentivo, devo essere sincero, comunque Gheo
2 milioni di telespettatori. L'anno scorso, tra l'altro, siamo stati contentissimi perché per la prima volta è stato il primo programma pomeridiano come con lo share, l'audience più alto, come si dice. E quindi un bel segno che la gente si sta interessando sempre più di tematiche naturalistiche. Sì, sì, sì. Quindi io comunque ero ancora un pischellino, cioè, quindi avevo 23 anni. Cioè, rispetto adesso, inteso, adesso ne ho quasi 32, e quindi 10 anni fa ero molto meno sicuro di ora, no? E quindi ho detto, no, aspettiamo un attimino. E così ho fatto aspettare qualche anno, e nel frattempo cosa ho fatto? Però ho fatto tantissime conferenze in pubblico, perché dopo che ho smesso appunto di lavorare nelle foreste casentinesi, ho fatto questi altri 5 anni nelle foreste casentinesi e 2 anni nella tenuta di San Rossore, anche lì come ricercatore esterno. E poi ho iniziato a fare la carriera effettivamente da divulgatore, diciamo, su piccola scala. Ho iniziato con le conferenze di paese che mi sono servite per sciogliermi. Quindi dopo 3 anni che praticamente, anzi un po' di più, ogni 4 anni dove facevo conferenze in giro, ho detto va bene, mi sento pronto, adesso finalmente mi sento sicuro, anche comunque bisogna andare in televisione, quindi devi essere... Non dico padrone della materia su tutto, perché la scienza naturale è impossibile ovviamente, però quantomeno. E quindi dopo 4 anni fa ho detto dai, proviamoci, e è andata bene. Dopo quindi la prima puntata, tra l'altro parlai proprio di stagno e dell'importanza di... tra l'altro. Sì, sì, portai un ullone di quello asiatico, la bombina orientalis. Quello a macchie rosse. Sì, esatto, bravo, sopra verde, sotto macchie rosse, per parlare proprio di sensibilizzazione e di ripristino delle aree naturali e l'utilizzo di stagni didattici. E andò bene. Che lo stagno di Atteo c'è anche qua al Museo di Ecologia e Scienze, esatto, dall'alto, bellissimo. Veramente. Venite a vederlo perché quello merita. L'abbiamo fatto proprio per questo motivo. E dopo mi richiamarono. Quindi adesso da 4 anni ho il contratto con loro e sono molto contento. Quindi questo per dirvi che comunque, se seguite Geo, che va in onda appunto su Rai 3 il pomeriggio, per me, sì, sì, dalle 4 fino alle 6. Mi scoccia un sacco che quell'orario lì spesso non riesco mai a beccare. Si lavora poi. Però comunque sia. Insomma, se avete occasione, guardatelo, perché ogni tanto vi beccate appunto la faccia di Andrea così inaspettata. E nulla, grazie mille Andrea per avermi fatto compagnia. E venite ovviamente al Museo di Ecologia di Cesena, perché insomma è una piccola realtà che a me sinceramente piace molto. C'è lui e Lorenzo Rossi, di cui trovate una simpatica intervista sempre sul mio canale, insomma, altri video, perché farò un video anche con Lorenzo dopo questo, che là dietro ci sta infamando. Sì, sì, la ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao. Naturalmente un grazie a Simona, la mia redattrice, che da 4 anni mi segue, mi chiama. Grazie, grazie, grazie. E lei ha tutto lo staff di Geo, che è come una grande famiglia praticamente. Veramente incredibile. Sono eccezionali.